La curva nord, prenda calci il motorino, prenda calci il motorino, la vergogna degli ultra, fate pietà. La curva nord, prenda calci il motorino, prenda calci il motorino, la vergogna degli ultra, fate pietà. Su, cantiamo tutti insieme, rosso, neri, ali. MILA, N nel mio cuore, il Milan nel mio cuore. Il mio cuore è per sempre rosso nero, io sarò. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Allora, ricordatevi di iscrivervi al canale, dirlo a tutti i vostri amici, dobbiamo crescere. Campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Voglio iniziare ringraziando Steve Strumiello per la donazione di ieri. Ragazzi, una cosa sull'obiettivo striscione. Sono dispiaciuto nel dirvi queste parole. Allora, siamo arrivati a costruire lo striscione, nel senso che ho anticipato qualche soldo e fra oggi e domani il grafico a cui ho dato questo lavoro inizierà a costruirlo. Ora ragazzi, ci sarà da mettere i soldi per la pubblicità. Come vi ho detto, San Siro è come un cartellone pubblicitario. Il posto bisognerà pagarlo. Questo io ve l'ho detto dall'inizio, che la spesa non era solo fare lo striscione. Ragazzi, siamo lontanissimi dall'obiettivo. Ho paura che sarà difficile arrivare ai soldi che servono per inizio campionato. Io ragazzi, più di quello che ho fatto, mettere le 200 euro che mancavano per costruire lo striscione, non posso fare, anche perché qualche giorno mi picchia qualcuno qua a casa se butto via i soldi così, dato che si sta lavorando poco perché il discorso Covid ha bloccato completamente, quasi completamente il mio lavoro. Quindi solo chi sta con me sta lavorando, quindi la situazione non è facile e spendere soldi per queste cose, capite che non è una cosa troppo buona in una famiglia. L'ho fatto volentieri, ma ho bisogno ancora una mano da tutti voi. Bisogna arrivare a questo obiettivo. Sarebbe importantissimo. Se non riusciremo per l'inizio del campionato, lo si farà più avanti. Ragazzi, doniamo, doniamo, doniamo. Ad in questo momento siamo fermi alle 330-340 euro che eravamo arrivati per lo striscione. Ce ne vogliono almeno un altro 400-500 per essere giusti e arrivare a mettere lo striscione per inizio campionato. Sarà dura. Sicuramente tra poco inizieranno le live con le donazioni direttamente in live, quindi può essere che magari lì ci sia un'impennata nelle donazioni. Vediamo, vediamo, veniamo. Scusate, veniamo a un paio di notizie. Il Milan sembra punti forte su Patrick Schick. Patrick Schick non escluderà un altro attaccante, vi assicuro che Patrick Schick non è il nome grosso che si fa per l'attacco, perché il Milan ha in programma di portare un attaccante di livello a Milano. Il Lipsia ha fatto un'offerta per Rashica, il Werder ha rifiutato l'offerta e quindi ha aperto le porte al Milan, il quale sta davvero pensando a questo giocatore. Quindi nelle prossime settimane ci saranno degli sviluppi anche su questa situazione. Ora veniamo al terzino destro. Sappiamo che il nome che si è fatto fino adesso è Dumfries e rimane l'obiettivo principale del Milan. Però chiaramente una squadra non può stare su un giocatore solo perché può succedere qualsiasi cosa. Si sta facendo il nome e si sta vagliando Emerson Royal del Barcellona. Il Barcellona apre alla cessione, vedremo un po' gli sviluppi di questa cosa. È un ottimo giocatore, è un giocatore di livello assoluto. Sappiamo che i giocatori che arrivano
dalla cantera del Barcellona o del Real Madrid, che comunque in queste squadre magari sono la seconda linea, per molte squadre sono titolari inamovibili. Vedi Theo Hernandez. Per l'attacco spunta anche qua un nuovo nome, un giocatore giovane della Fluminense, squadra brasiliana, e sì, sto parlando di Marcos Paulo. Marcos Paulo, anche lui è un ottimo giocatore, un giocatore di ottimo livello, e vediamo anche qui cosa potrà venire fuori. Ora, veniamo un po' alla partita contro il Parma. Ragazzi, contro il Parma ho visto qualche commento e dite che può essere una partita abbordabile e facile per il Milan. Sarà tutt'altro che facile giocare contro il Parma. Il Milan ha fatto vedere che ha qualche difficoltà con le squadre che si chiudono un po' in difesa. Il Parma è una squadra che ha una difesa molto organizzata e che fa tantissime ripartenze, è fortissima nelle ripartenze. Ha giocatori veloci, ha giocatori bravissimi a buttarsi tra le linee. Come sappiamo, sicuramente contro il Parma dovremo fare un po' di turnover, quindi ci saranno delle incognite. Sarà dura, ragazzi, sarà dura. In questi momenti del campionato ogni partita è dura. Sono sicuro che i ragazzi hanno pieno rispetto in una squadra come il Parma, che comunque sta giocando anche lei le sue carte per l'Europa. Quindi, ragazzi, non facciamo l'errore di mancare di rispetto ai nostri avversari. Non lo fa la squadra, non dobbiamo farlo noi tifosi. Quindi, come sempre vi dico, concentrati sull'obiettivo. Testa la partita, ragazzi, il Milan deve far vedere di essere una squadra matura e proprio queste partite daranno dimostrazione della maturazione di questa squadra. Se il Milan sarà concentrato come ha fatto nelle altre partite con squadre più blasonate, allora potremmo dire che il Milan è una squadra che ha raggiunto una maturazione tale da poter competere con quelle che per ora sono le squadre più forti del campionato. Il Milan sta costruendo una squadra per puntare a vincere. Io non voglio sentire tifosi del Milan dire noi dobbiamo arrivare quarti. No, ragazzi, noi tifiamo Milan e dobbiamo puntare a vincere. Il tifoso del Milan è obbligato a puntare a vincere, a pensare di vincere. Ricordatevi che siamo i tifosi della squadra più titolata al mondo, la seconda squadra più titolata al mondo, della squadra che è stata sul tetto d'Italia, d'Europa e del mondo per 30 anni. Non ci azzardiamo a pensare in piccolo. Il tifoso del Milan non può pensare in piccolo. Ora, ragazzi, stamattina avete visto quello che ho scritto sulla community. Sono un po' arrabbiato con altra gente che parla. Vedere gente gioire sui fallimenti di un'altra persona è una cosa che umanamente mi dà molto fastidio. Ragazzi, Suso è un giocatore che per carità, gli ultimi tempi al Milan è stato disastroso, però vedere persone che gioiscono su queste cose non mi piace assolutamente. Non è da tifosi del Milan. Il tifoso del Milan è principalmente una persona che a livello umano deve essere un signore. E ragazzi, a me questi atteggiamenti assolutamente non mi piacciono. So che serve per le visualizzazioni, so che serve per portare iscritti, ma io dal canto mio vi dico che le visualizzazioni e gli iscritti non fanno parte della passione per il Milan. Quello, visualizzazione e iscritti, è tutta un'altra cosa. La passione per una squadra di calcio è pensare a chi c'è, non a chi arriverà o a chi è andato via. Non facciamo l'errore che fanno altri tifosi e soprattutto, ragazzi, a livello umano non cadiamo di stile, perché quando si parla di stile Milan è proprio questo. E come chiediamo al Milan e ai suoi dirigenti di avere un certo portamento, un certo stile, anche i suoi tifosi hanno il dovere
di essere tifosi da Milan. E io in queste cose non vedo lo stile Milan. Ora veniamo a parlare di giornalai, anche oggi si affibbia al Milan interviste, parole, addirittura Fabio Capello si schiera a dire no a Ragnik. Ecco, queste sono proprio le cose che col calcio non c'entrano niente. Fabio Capello con noi cosa c'entra adesso? Niente. E adesso venire a dire che Fabio Capello si schiera con quelli che dicono no a Ragnik, che cosa porta, che cosa c'entra? Questo è il lavoro che fanno tutte le televisioni e i giornali che sono pro altre squadre per destabilizzare l'ambiente Milan. Ma siccome l'ambiente Milan non è fatto da stupidi, il Milan non cascherà in queste cose. Niente ragazzi, vi ribadisco l'impegno per lo striscione, so che è dura, so che è un momentaccio per tutti, ma se lo facciamo tutti insieme sarà una cosa piccola per tutti e diventerà grande al momento in cui tutti ci troveremo a portarlo in giro. Saranno delle emozioni bellissime, perché portare in giro uno striscione, stare dietro a una passione, avere dei colori che rappresentano, uno stemma che rappresenta, è bellissimo, ve lo posso assicurare. Io l'ho fatto per 30 anni e sono sensazioni che solo una squadra di calcio può dare. Solo seguire una squadra di calcio può dare. Quindi ragazzi, ci sentiamo. Campanellina, iscrivetevi tutti, ditelo ai vostri amici, link in descrizione, obiettivo striscione, vi voglio bene, ci sentiamo più tardi.